Riprendiamoci i nostri figli, titola Antonio Polito nel suo ultimo libro per annunciare un'emergenza educativa senza precedenti. Disruption per gli anglosassoni. E non è la solita storia del conflitto tra generazioni, ma una vera rottura. Non ci sono più né genitori né figli, ma solo amici. E a non voler crescere sono proprio loro, i genitori che si affannano a restare giovani per confondersi con i figli. Kidult per gli americani, adulti che si fingono adolescenti e che inseguono le mode dei figli, si vestono come loro, indossano piercing e tatuaggi, alla ricerca dell'eterna giovinezza. Non impongono, non vietano e non educano. I moderni genitori preferiscono adulare e corteggiare i propri figli e il loro narcisismo. Il culto di se stessi, imperativo della generazione Z, non prevede infatti né divieti né punizioni, ma solo approvazione e consenso. Il narcisismo della cultura social fondata sui like vieta ogni sofferenza o frustrazione. E così quei pochi adulti che ancora vogliono fare i genitori sono soli e senza armi. Perché a cosa serve imporre lo studio se poi la scuola promuove tutti e il sacrificio diviene diplomificio? Inutile ogni lotta contro spinelli e droghe leggere se tutto intorno si grida la marijuana libera. Inutile opporsi al consumismo se gli amici dei propri figli comprano e ricevono tutto. Azzerato a ogni autorità ciò che conta essere se stessi e realizzare i propri sogni. E i bravi genitori sono quelli che fanno il coro a TV e social al grido tu sì che vales. E chi vale non ha certo bisogno di lezioni da mamma e papà. Quel che c'è da sapere è in rete e lo smartphone è lo strumento, la fonte di ogni linguaggio e conoscenza. L'appello allora per Polito si fa urgente. Serve una santa alleanza, una rete tra genitori, insegnanti, idoli del pop giovanile, star del web per affrontare e rilanciare l'educazione, per riprendersi i propri figli.